ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video. Io sono Favij e oggi siamo su The Binding of Isaac, che è un gioco che ho già portato un po' di volte sul canale. Tra l'altro ragazzi, voglio fare un esperimento. Avete visto i vecchi episodi di Binding of Isaac? Se non li avete visti, recuperateveli. Voglio provare a fare questo video senza fare neanche un taglio. Sarà il video che Giampiero sarà più contento di montare nella sua vita, che non deve fare niente se non guardarsi il video anche lui. Niente, proviamo a giocarci, perché ragazzi ho notato e sono molto contento di questo, infatti vi ringrazio, che vi sono piaciute così tanto le altre puntate. Non me l'aspettavo mai, sinceramente, perché è un gioco un po' di nicchia, le Binding of Isaac. Ma mi sono talmente piaciute, raga, che ho detto: provo a far vedere ai ragazzi com'è un gameplay puro di The Binding of Isaac. Puro nel senso, senza tagli, senza nulla. Quindi come si fa una giocata dall'inizio alla fine. Mi dite che cosa ne pensate nei commenti, ragazzi. Allora, questa, ragazzi, è la pagina dei Tainted. Cosa sono i Tainted? Sono... Terrò anche un volume di voce abbastanza normale, perché in genere per intrattenere cerco di enfatizzare un po', però se continuo così per un'ora poi mi ritrovo che non c'ho la voce. Quindi perdonatemi, cerco di avvicinare il microfono, vediamo se miglioriamo. Allora, cosa sono i Tainted Character? Si sbloccano durante... quando compi diverse... quando porti vedi che non posso tagliare, quindi devo parlare bene. Quando completi diverse challenge sul gioco. Ne ho sbloccati pochi, veramente pochi. E allora vorrei provare a vedere se riesco a farla con o con Isaac. Proviamo con Isaac, ragazzi. Non lo so, perché diciamo che è molto strano Tainted Isaac. Praticamente è strano da dire che cosa fa Tainted Isaac, perché ogni Tainted ha il proprio... No, se no facciamo un Isaac, ci ho ripensato. Va, famone un altro, sti cazzi, regà. Perché Isaac può portare al massimo 8 oggetti e questa cosa mi cringia. Facciamo Lilith, let's go. Praticamente Tainted Isaac può portare solo al massimo 8 oggetti ed è una cosa che un pochettino mi cringia. Non ho ancora mai provato Tainted Lilith la prima volta. L'account è in sharing con la mia ragazza, quindi è per quello che vedete che ha sbloccato delle robe. Allora, vediamo. Cioè, lancia un feto. Questo è quello che fa Tainted Lilith. Lancia un feto, ok, va bene. Ma ho messo hard? Modalità difficile? No, ho fatto normal. Porca vacca, ho sbagliato, scusatemi. Ce la faremo a partire, eh? Hard, let's go! Ce lo faccio, ho messo un po', però vabbè. Abbiamo scoperto che lanciamo feti, vabbè, tanto era l'inizio. Bene! Scorpio, poison tears. Va bene, lancio feti e le mie lacrime fanno danno nel tempo, perché ovviamente avveleno la gente. Ma che figo sto feto. Cioè, è una frase un po' strana da dire, ma... cioè, è un coso che io lancio dalla mia pancia, sostanzialmente. Ok. Bene. Perfetto, questo è partito. Ragazzi, è veramente forte, fa un danno pazzesco sto coso. Cioè, fa veramente un danno allucinante per essere un... cioè, allora, esiste un oggetto che è simile, che si chiama Conjoined Friend. So se si dice così in italiano, perché non so l'italiano. È in inglese, voglio dire. No, quindi non so neanche l'italiano, perché mi confondo. Volevo dire, con Conjoined Friend è molto simile, che è praticamente questa roba che tu lanci. Non lo lanci in realtà, rimane sempre attivo. Ed è molto simile, ma è molto più forte. Uno, perché passa attraverso gli oggetti, sta a fare. Due, perché leva un sacco. Cioè, è veramente figo sto coso, scusa. Ma prende anche gli oggetti? No, non li prende. Peccato, perché sarebbe stata una figata sta cosa. Beh, è già abbastanza forte, quindi vabbè. Normalmente Lilith, la versione normale di Lilith, ti permette di avere dei come si chiamano? I personaggini aggiuntivi, i friends, non mi ricordo come si chiamano. Porco demonio, devo stare attento. Pin, che è veramente scarso, ma anche colpito. Io con la mia ragazza li chiamo puzzoli, i cosi, quelli che prendiamo quando giochiamo ad Isaac. Non so come si chiamino normalmente. I friends. Non ho idea. Vabbè, sti cazzi, non famo figure de gacca. E andiamo al piano di sotto. Allora, vado di qua, ragazzi, per avere una possibilità in più sulla treasure room. Perché normalmente potrei saltare il primo piano delle fogne, perché è più difficile. Sostanzialmente almeno ho un oggetto in più. Ok. È veramente utile il fatto che tu possa passare attraverso gli oggetti. Porca vacca, stavo per pigliare danno, meno male. Costa fare per far fuori i nemici, è veramente utile sta cosa.
Potevo esploderli tutti subito, ma me ne sono accorto un'ora dopo. Fa niente, dai. Rischiato solo di prendere danno. È veramente figo, no? Veramente. Porco del demonio, cosa mi ha colpito? Non ho visto. Non ho visto! Mannaia a me! È veramente strano, raga, fare un video senza tagli, eh. Infatti non capiterà mai, perché è proprio... sono rari i giochi in cui puoi fare sta cosa. Faccio saltare perché c'è una tainted. La roccettina tattica. E si va a togliere 5.19. Cioè, ho trovato, che culo, ho trovato anche il piano di sotto. C'è il piano con... la mosca incazzata, non è male. Buono. Non è male, raga, non è male, non è male. Mi è sempre piaciuta perché è veramente incazzata sta... sta moschina, incredibile. Comunque, ho avuto veramente culo a trovare sia una tainted che una botola nello stesso... con la stessa bomba, perfetto. Dicevo, è veramente particolare, ragazzi, fare un video senza tagli. Ed è veramente difficile se non sei abituato a farlo. È molto difficile. Cioè, mi sento... è un po' come se fossi uno youtuber alle prime armi, perché è molto difficile... tenere alto l'intrattenimento senza tagli, perché se, una volta che sei abituato a quello, magari quando fai gameplay ci sono momenti di silenzio. Tipo questo l'avrei brutalmente tagliato per non far vedere quanto faccio schifo. Però non lo posso fare, quindi sti cacchi. Quello non si può. Che peccato che non puoi aprire le cose attraverso gli ostacoli. Sarebbe stata una figata. Alright. Allora, ho beccato due danni totalmente inutili. Speriamo che questo mi dia due cuoricini argento. Vabbè, non c'è male, non c'è male. Tra l'altro, ah, tra l'altro non ho aperto la treasure, che pirla. Tra l'altro volevo dire che a quanto pare Tainted Lilith parte con con più lentezza del solito, perché parti a adesso sono a 0,80, prima stavo a 0,60. Minchia, regà, sono buoni tutti e due. No, madonna, allora uno ragazzi Eden, qua mi sono ripetuto come se ci fosse un taglio, ma mi devo ricordare che non ci sono. Uno, ragazzi, è Eden Blessings, che è questo qua. Meno male che non me l'ha preso, perché magari c'era sta cosa che potevi prendere gli oggetti così, meno male. E l'altro è Bumbo, che praticamente ti dà un cuore. Però... minchia, ragazzi, non lo so. Bumbo. Dark Bomb. Io lo chiamo Bumbo perché... no, non è vero, non lo chiamo Bumbo, mi sono confuso. Perché Bumbo è quello che ti dà i soldi. Questo è Dark Bomb. Praticamente ti cattura i cuori rossi. E in cambio ti dà cuori argentati. Che non è male. Che non è male per niente, ragazzi. Non è male per niente. Vediamo dove ci porta. Anche Eden Blessings però era veramente... veramente utile, ragazzi. Vabbè, dai. Madonna, quanto incazzata sta mosca, raga. Guarda quanto cacchio leva. Cioè, incredibile. Dai, scusatemi, è pazzesca. Change my mind. C'è di meglio, c'è di meglio. No, madonna, non avevo visti quelli. Ecco, questo è l'oggetto più di merda del gioco. Scusatemi, fa veramente schifo. Ti dà 9 monete stupide. Basta, finito. No, neanche, te ne ha date quante? 8? Neanche 9. Perfetto. Oppure ho contato io male, non lo so. Allora, da Satana, ragazzi, abbiamo vabbè, niente, perché fanno schifo. Andiamo di sotto, let's go, raga. Allora, in realtà io sto facendo sto cercando di fare Mother, che sarebbe il boss che fai se riesci a costruire il coltello. Quindi quello che avete visto già in passato nei video, se avete seguito i vecchi video di The Binding of Isaac. Non... ho preso due danni come un pirla. Stavo dicendo, non sono mai riuscito a batterlo durante un gameplay registrato. L'ho battuto soltanto la decima volta che mi ci sono scontrato. No, ho fatto una cazzata, non lo voglio. L'ho battuto soltanto la decima volta che l'ho contate le volte in cui mi ci sono scontrato. E non stavo registrando, quindi non so se riuscirò a batterlo in questo video. Molto probabilmente no. Però provo a fare quello perché, vabbè, essendo il boss di Repentance è l'unico che non mi dà annoia, perché appunto... porca vacca! Appunto è l'unico abbastanza nuovo, voglio dire. Poi c'è l'altro che ancora non ho fatto, ma vabbè. Va bene. Va bene. Ok. Perfetto. Stavo pensando, ragazzi, che c'è anche The Beast, che però non mi ricordo come si sblocca. The Beast lo sblocchi. Ah no, sì, arrivando da mamma, che pirla. Beh, potrei provare a fare The Beast in realtà, ragazzi. No, niente, scherzavo, facciamo The Beast.
Capite idea? Facciamo The Beast, che è un altro, che è ancora più difficile di quel di Mother. Cioè, confronto Mother è un tutorial. Proviamo a fare The Beast e vediamo che succede. Porco demonio, non ho la chiave per aprirla. Qua non c'è niente. Allora, non devo prendere danno, sennò è finita la run. Ok. Bene. Allora, facciamo così. Ah no, ok, mi ha recuperato regeneration, perfetto. Allora niente, volevo fare un'altra roba. Per raggiungere The Beast, cosa che devo fare? Niente, volevo andare da Mother, basta. Quindi non c'è bisogno che io poi vada nell'ashpit, in tutte gli altri... Le miniere, quelle robe lì sono incasinatissime. Non ci vado, raga. Sti cazzi. Oh yeah, my brothers. Perfetto. Volevo usare The Lovers e prendere un cuore solo e l'altro farglielo prendere al Dark Bum, ma... niente. Madonna, non c'è una chiave, manca a pagarla. Ah no, forse a pagarla c'è. Aspetta che vado a prendere nello store. No, perché non ho la chiave per aprire lo store. Porco demonio. Ecco, una buona tattica quando non hai chiavi, quando non hai robe del genere, è utilizzare... però è un casino. Utilizzare The Lost e sperare che te la caghino, nello specchio. Il problema è che, minchia, se vado nello specchio muoio. Lo so già io. Se vado nello specchio me la pio intercooler, che la metà basta, ve lo dico io. Però ci provo perché sono un temerario. Ci provo, YOLO. Me ne vado into the specchio. Into the Spider-Verse. C'è una Tainted qua, tra l'altro. Vediamo se mi caga o una bomba o una chiave. Rischio tantissimo, raga, per... Tra l'altro c'è anche qua un'altra Tainted. Rischio tantissimo perché se più un danno sono morto. Però almeno posso sperare di trovare un oggetto in più, perché veramente mi servono, raga. O faccio fare tutto alla... Attenzione, cos'è questo? Justice! Oh yeah, no! Madonna, madonna, raga, madonna. Mamma mia. No, vabbè, ragazzi. Veramente sono diventato... All'improvviso ho 60 anni. Però a posto. Ho una chiave, let's go. The Empress. The Empress, che cacchio fa che non mi ricordo. May your rage bring power. Mi sa che ti evoca... Ma no, no, ho detto una cagata. Non mi ricordo cosa fa The Empress, vabbè. C'è un vuoto di memoria, vabbè, sti cacchi. Allora, la chiave ce l'ho. Posso accedere. Allo store e vedere se riesco a comprare qualcosa. Vabbè, intanto la parte di coltello la prendiamo, anche se non ci serve una sega. Chi se ne frega, tanto l'abbiamo fatto, vabbè. È un peccato perché ci sono due Tainted, raga. Me la rischio. No, non me la rischio, sti cazzi. Me ne sbatto, let's go. Va bene. Allora, me ne torno al... allo shop. Allora, qua l'ho presa. No, non l'ho preso però la treasure. Allora. Posso fare svariate cose. Io adesso aprirei lo store. Così compro una bomba e la chiave, sperando che ci siano entrambe. Spero, eh. Allora, perfetto. Let's go. Meno male, perché sennò non potevo aprire lo shop. La treasure. Cosa cacchio è questo? Questo è nuovo. Ecco, alcuni oggetti nuovi. Purtroppo non so cosa siano. Mi dispiace che andate un pelo avanti, magari. Visto che non ci sono tagli, vediamo se riesco a... Perché devo vedere cosa fanno certi oggetti e non lo so se non controllo. Allora, questa cosa normalmente l'avrei tagliata in video, ma non posso farlo. Allora, Alabaster Box. Porca vacca. Minchia, buonissima, raga. Cioè, ti spawna... Allora, si carica lentissimamente e ti spawna una Angel Room una certa. Cioè, veramente potentissima. Non ho ben capito. Cioè, credo che a full carica ti spawni due oggetti dell'anno. Non ho capito bene. Adesso, va bene, dovrei rileggerlo, ma se no stiamo qua a leggere. Non ha senso. Piggy Bank è una merda. Vediamo in questo. Speriamo in questo. Va bene. Mi ha aumentato il danno. Mi ha aumentato il danno e il range anche. Cos'è? Sì. Mi ha aumentato il danno e il range. Non è male. Meno male, perché faceva schifo l'altro. Allora, anche HP up, tra l'altro. Quindi buonissimo. Dovrei... Sono sicuro di prendere la segreta. Ci vado direttamente perché ho bisogno di... Di un'altra chiave, raga. Vediamo.
No, minchia, non ci credo. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Minchia, la blank card. Mi serve tantissimo la blank card, ragazzi. Mi serve proprio come il pane. Perché la blank card imita l'oggetto. Imita la carta che tu hai, sostanzialmente. Card mimic, ok? Però devo lasciare quello lì, porco del demonio maledetto. Vabbè, lo lasciamo, che devo fare? Cos'è questo? Non mi ricordo più. Book of Secrets. Come on. Non ho capito cosa fa. Ah no, ti svela le segrete, quella roba lì. Serviva a niente. Va bene. No, uso la blank card, ragazzi. È troppo utile. Fa questo. Ah, però attenzione, però attenzione. L'hanno cambiata adesso. L'hanno cambiata, la devi fullare ora. Però è sempre ottima. È sempre sinergizza col Delovers, raga. Non ce n'è, raga, blank card, scusatemi. È troppo forte. È troppo forte. Come on! Mi dispiace perché mi prendevo oggetti dell'angelo con quell'affare lì, eh. Era veramente utile, ragazzi, a parte gli scherzi, però. La blank card con The Lovers. È un peccato perché l'hanno nerfata la blank card. Perché prima aveva 8. Madonna, mi sono cagato. Prima aveva 4 di ricarica. Adesso ne ha di più. Ogni volta che la usi aumenta, a quanto pare. Ed è un po' uno schifo. Ed è un po' uno schifo, ragazzi. È un po' uno schifo. Però mi serve con The Lovers. Ci sono cacchi. Perché mi cago cuori rossi e il bam me li, Dark Bam me li prende, ragazzi. È troppo forte. Scusatemi, ma la uso. Magari, ecco, i pro players di Isaac non apprezzeranno questa mossa. Perdonatemi, anzi, chiedo già scusa, ragazzi, se le mie mosse non sono proprio da. Perché io comunque non è che sono. Non ho mai completato il gioco al 100%, quindi non le so bene tutte le cose, cioè. Però mi definisco comunque un average player, quindi. La smettiamo di cagarmi sti tizi che mi fanno prendere due infarti a botta. Ah, però guarda che utile questo, eh. Perché ti spinge via le... Vabbè, che non serve lì perché non ci sono le puntine. Hey Waz, passaggio. Vediamo se mi caga una botola. Sì, me l'ha cagata, meno male. Se no mi faceva passare al turno a livello successivo, ma così è meglio. E spingi quell'affare. Ok. Per sta cosa è veramente utile, ragazzi. Almeno in certe circostanze lo posso usare. Mi prende per il culo il gioco, però che ci devo fare, raga? Ah, meno male, ok. Faster Explosions? Veramente? Non so se serve a qualcosa sta fare. Io lo butterei subito perché come minimo pio danno. Però vabbè. Cos'è quello? Staminal qualcosa? Steam Shells, ok. Shot Speed Up e HP Up, let's go. Due passaggi, raga, due passaggi, niente male. Due passaggi senza andare al piano di sotto, intendo, due botole. Ok. No! Madonna, non l'ho preso, danno, perfetto. Ok. Sto per riattivare The Lovers, raga. No! Non l'ho visto il ragno. Mannaggia a me, che non guardo. Dai! Ah, e devo cagare un trinket anche, perché sennò non posso aprire la porta di mamma. No, che pirla, posso farlo perché poi mi caga The Full. Sai che non mi ricordo come si prende. No, sì, me lo ricordo. Ok, niente, ci serve solo una bomba. Perché non mi ricordavo. È da un po' che non faccio. È da un po' che non gioco, raga. Sarà un paio di settimane. Quindi non mi ricordo bene come si arriva da The Beast. Che voi non avete visto. Che voi non avete visto. Quindi let's go. Almeno, anche se perdo, vi faccio vedere qualcosa di nuovo. Due bombe, non male. Ok. Tanto prima di arrivare. Allora, praticamente per arrivare da The Beast devo fare un paio di. Ve le spiego nel mentre che le faccio. Queste cose, devo fare un paio di trick. Dai, Angry Mosca, ammazzalo. La mosca incazzata va, ogni tanto gira intorno. Non ho ben capito come funziona, sinceramente. So solo che se pio danno qua sono un pirla, perfetto. Ok, let's go. Let's go. Tre bombe, raga, meno male. E ho la treasure che ancora non ho preso niente. Non so per quale motivo. Non so perché l'ho lasciata indietro, sono un po' un babbo. Adesso ci vado. Tanto. Mannaggia. Ma questo affare comunque, raga, è incredibile. Io non sparo perché non. Ma ragazzi, ho notato adesso che spara lui. Raga, l'ho notato adesso. Perché io lo. Cioè, io tiro una botta e basta e poi mi torno indietro. Ho notato adesso che è lui che spara. Cioè, veramente. Non me ne ero accorto proprio. Va bene.
Mi conviene tenerlo sempre attivo quindi a sto punto. Cioè lo uso tipo come con Joined Friend. O no? No, forse mi conviene tirare le botte, va. Meglio non tentare false false tattiche, che già è difficile sto gioco, ci manca solo. Ok, è veramente figo, raga, molto divertente. È anche molto macabro perché si apre la pancia ogni volta per fare sta cosa. Con la batteria non la piglio. Allora, me la sento, proprio il fungo rosso. Visto come me la senti. Madonna, è bruttissimo Faster Explosion, raga. Fatemelo levare tipo istantaneamente. Come si leva così? Fatemelo levare perché so già che mi pio danno io. Ok. Blank card, ragazzi, let's go. Grazie, Bam. Veramente, non so come ringraziarti. Bombina qua. No, ho sbagliato. Vabbè, potevo usarla per aprire questo, vabbè. E allora, chiave. Detto questo è uno shop, perché dovrei aprirlo? Tanto non ho soldi. Ok. Se cliccate sulle pubblicità dei video, visto che ce ne saranno tante, magari mi arrivano più soldi anche in gioco. Non so. No, con Joined... No, vabbè, vi prego. Ah, no, non è... È lo startup questo, che pirla. Lo startup è ok. Non era con... Mi sembrava con Joined Friend per un attimo. Ho sbagliato. No, passaggio non mi serve. Questo neanche, però vabbè. Ok. Ho lasciato qualcosa indietro qua che non mi ricordo. Sì, ho lasciato una stanza. Ah, è anche un... sì, questo lo prendo, raga. Va bene. Cacami qualcosa. Ace of Clubs. Praticamente trasforma tutte le... Tutti gli oggetti nella stanza li trasforma in bombe. Che non è male, che non è male, però... Ma sai che forse lo uso qua? Facciamo così, guarda. Se non mi piace, prendo, lo prendo e poi torno. E converto tutti gli oggetti. Ma, anche no, dai. Vabbè che forse no, in realtà forse era meglio se lo facevo. Vabbè, dai, sti cazzi. Come vedete, ragazzi, questa è una build con la blank card. È una build che si avvicina molto alla... Cioè, che guarda molto la difesa del personaggio, no? Perché... attualmente sono full vita, praticamente tranne mezzo cuore, quindi dovrei perché ovviamente Dark Bam mi spamma roba, visto che sto usando la blank card. Dovrei trovare roba che mi aumenta il danno sostanzialmente, perché tanto adesso sono full a livello di cuori. Se non faccio cagate, se aumento il mio danno, questa è una bella run, raga. È un po' poco efficace. Posso fare la stessa cosa perché dicevo prima qua, quindi va bene, vediamo. Ma direi che è meglio che me lo prenda. Addirittura ho troppi cuori rossi. Cioè, paradossalmente. Perché adesso con questo ne arrivo a prenderne uno in più. Vabbè. No, ne ho veramente troppi, raga. Adesso mi servirebbe sì qualcosa per far danno. Per far bene devo trovare assolutamente... Dovrei fare la sacrifice. C'è la sacrifice? No, non c'è. E dovrei fare una sacrifice. Dovrei prendere qualcosa dell'angelo. Lo odio io questo, raga. Mi è sempre stato un culo. Ok. Madonna, però se leva sta fare. Cioè, veramente incredibile. Let's go. Yes. Ciapalo. Addirittura un altro cuore. Cioè, incredibile. Allora, se io entro nel... Allora, quello è un damage up. Allora, entro qua dentro. Minchia, non so cosa fa. Cioè, quello là a sinistra non so cosa fa. Aspetta che... Siccome ho un cuore in più, non è male se lo spendo... Cioè, se ne spendo uno. Però non ho idea di cosa faccia quell'affare lì. Allora, cos'è che era? Quella specie di cerchio sia bianco che nero. Allora, prendiamo un attimo. Oh my god! Devil's Room! Eccolo qua. Duality! You feel very balanced. Ma allora, non è male, cioè nel senso spawna sia Angel Room che Devil Room. Siccome le Angel Room sono le Angels sono difficili da trovare, io lo prenderei, poi magari sto facendo una cagata. Cioè spawna sia quella di Satana. Ecco, lo sapevo che pigliavo anche danno, porco del demonio, lo sapevo pure. Vabbè, tanto l'ho recuperato subito, prendo il danno up. Vabbè dai, non ho praticamente come se non avessi preso danno.
Ti spawna, bellissimo, ti spawna una stanza dell'angelo e una stanza di Satana, le spawna tutte e due. È utile più che altro perché far spawnare l'angelo non è facile. E quindi adesso almeno mi spawna più easy. Poi ovviamente non me le posso prendere tutte e due. L'ha già preso il cuore lo zio, ho fatto il giro per questo. Vabbè. Ovviamente poi una delle due scompare, però sti cazzi, cioè nel senso, vabbè. Almeno mi spawna più angeli. È per spawnare più angeli sostanzialmente. Poi non so se ho fatto una cagata, non credo. Let's go. Posso? Posso? Alright, thank you. Fa veramente schifo. Se lo rirollo è meglio. Però secondo me non riesco a rirollarlo. A meno che io non trovi un oggetto utile. E vedremo, vedremo. Per rerollarlo devo trovare... Come ho fatto più a danno, porco il demonio. Per rerollarlo devo trovare sostanzialmente una runa che mi fa rerollare gli oggetti. Che si chiama, non mi ricordo come si chiama. Ok, perfetto. Come on. Uno, i dos e i tres che non t'avevo manco visto. Perfetto, non è morto. Ok. Cacami qualcosa. Grazie. Sei veramente in... Ma guarda, non ho parole per descriverti, Dark Bum. Mi ha cagato un ragno. Vabbè, comunque ragazzi, domanda. Questa non la so proprio questa cosa. Ma le cose che ti caga il Dark Bum variano in base alla luck. Cioè se ti aumenta la fortuna ti spawna più facilmente cuori, e se ne hai poca ti spawna più facilmente ragni. Questa è una domanda che veramente non lo so. Questi potrebbero cagare delle rune forse, se non mi sbaglio. Non l'ha cagata, va bene. E se è così devo aumentarmi anche un po' la luck, eh? Dovrei trovare qualcosa che mi spawna cuori. Era meglio se la lasciavo lì, magari trovo un passaggio. Non ho la chiave! Mannaia a me, non l'avevo visto. E dovrei trovare qualcosa che mi spawni cuori anche tipo durante le boss fight. Così almeno se arrivo sul finale Dark Bum può essermi ancora utile. Porca vacca! Va bene. Oh, la chiavetta. La chiavetta ho trovato! Beh, allora, per far bene devo trovare qualcosa che o mi spawna più cuori rossi, non so in che modo, o danno assurdo. Pergamene nel Mar Morto. Fanno schifo! Porca va... Cioè, non è che fanno schifo, però la blank card, cioè, è un active item, non mi serve questo. The Book of Belial. Sì, dipende dalle stanze in realtà. Però non mi serve. Perché fa un effetto casuale dei libri, se non sbaglio. No, non vorrei dire una cagata. No, fa un effetto casuale sicuro, non so se dei libri. Qua non so come ho fatto a non prendere danno. The Hanged Man. Let's go. La faccio? No. No, perché non ti caga rune, ok. O forse sì, boh, non lo so. Visto che ho un sacco di cuori potrei anche farla. Ma magari la faccio. Vabbè, adesso vedo. Stighez. Siamo già a 23 minuti di video. No, di più forse. 25. È strano, ragazzi, fare un video senza che ci sia un taglio. È molto figo, tra l'altro. È strano per uno youtuber che fa sempre tagli, ve lo dico. Mamma mia, ti sei ripreso da prima, zio. Me ne ha cacati due. Non male. Magari una sacrifice, che dici? Proprio così. Porco demonio. No. Ok. Vai. Qua niente. Non lo prendere. Mannaggia, mi serviva lì. Mi serviva perché se ti fai la sacrifice è meglio se te lo tieni. Però mi sa che non mi compare la sacrifice qua. Qua posso aprire? No, perché non c'ho la chiave. Ma no. Non ho chiavi, manca a pagarle. The Sun. Mannaggia. The Sun. Mannaggia. Ecco, ma scusami. Scusate la domanda, ma se tu usi The Sun con Blank Card, adesso ti aumenta ancora il... Perché praticamente che cos'è che succede? Blank Card aumenta adesso, secondo me, in base alla potenza della tua carta. Quindi se io uso The Sun, che è fortissima, che ti folla tutti i cuori, fa un casino. Ok. Se io uso The Sun adesso, secondo me, da... 6 cariche, quante ne ha? 6 passa ad averne tipo tantissime.
Quindi non mi conviene usarlo. Comunque non ho trovato manco per sbaglio la runa. Quindi me conviene prenderlo quell'oggetto. Lo prendo lo stesso. Non so, ragazzi, se tenere The Sun o The Lovers. C'ho sta roba. Mannaggia a me, perché è veramente utile The Sun. Io prendo... Allora, prendo The Lovers perché sono qua... Non ne sono sicuro, ma quasi. Ah, mi ha aumentato anche la luck. Ok. Non ne sono sicuro, ma quasi. Che... Perché sta... Ah, perché c'ho I'm Excited. Mannaggia. Non ne sono sicuro, ma quasi che mi aumenti il... le batterie per usare la carta. Quindi devo tenere The Lovers. Poche parole. Quindi niente. Dov'è The Lovers? Sotto. Tengo The Lovers, raga. Vabbè, lo uso The Sun a sto punto. Lo uso... Quando lo uso? Non lo uso adesso. Cioè, perché tanto poi non posso portarmela a piano di sotto. Quindi lo uso adesso. Per sapere dove è la segreta. Perché sono quasi sicuro. Perché l'unica volta che ho usato Blank Card con The Sun, da quando c'è Repentance, cioè la carta aveva 12 stack. Ed è un po' uno schifo. 12 stack in alto a sinistra è uno schifo perché non si carica mai. E quindi non mi conviene avere The Sun. Ho trovato la cap e basta. Let's go, raga. To the boss. Ma siamo già al piano di mamma? No. Ok. Ok. Prossimo piano di mamma. Attenzione. Piatto danno. Posso prendere ancora un danno senza... Perché tanto c'è un cuore nero nell'altra stanza. Ok. Vediamo se lo tengo attivo, se fa danno. Non riesco a prenderlo perché questo mi salta. Sì, fa danno comunque. Secondo me fa più danno se lo spammo, perché almeno lo colpisco più easy. È fortissimo sta affare, raga, comunque. Non ho capito se... Ela! El pentagramo! Non ho capito. Ma tra l'altro devo andare nel mausoleo. No, non devo fare il mausoleo per fare The Beast. Mica, adesso mi è... C'ho sto lapsus. Allora, più questo... Non devo andare nel mausoleo per fare The Beast, no? No, non serve. Minchia, aspetta che c'ho sto lapsus incredibile. Mausoleo? No, secondo me no. Però non ci metterei la mano sul fuoco, ecco. Raga, non ne ho idea, porco del... Ma tra l'altro, scusatemi, ma... Non mi ha sparato né l'angelo né Satana, ma che sfiga. E io ho preso l'oggetto di Satana per cosa? Non mi ha sparato niente, sto schifo. Vediamo se riesco a spawnare a trovare la super segreta. Che sta tipo qua. Proprio no. Niente, ho buttato due bombe. Non mi ricordo. Non mi ricordo se devo farmi il mausoleo. Spero di no, perché sennò ho perso. Minchia, raga, possibile che non mi ricordo. No, perché devo farmi il mausoleo? No, è sbagliato. Vado avanti. Non mi ricordo se mi devo battere mamma nel mausoleo o no, ma non penso. Ecco, infatti no, meno male. Questa è la porta per arrivare a The Beast. Tra l'altro avevo visto recentemente un video di Sabaku dove arrivava a... come si chiama? Sigma, Dogma, non mi ricordo più. Il boss prima di The Beast. E aveva la Chaos Card. Io l'ho battuto appunto usando la Chaos Card perché c'ha due fasi quello lì. Che la seconda è incredibile. Appena mi è spuntata ci ho tirato in faccia la Chaos Card perché era veramente troppo forte. Questa è una bella stanza, eh. Oh. Ok. Carta. The High Priestess. Non male, non male. E mi conviene spammare la carta perché sennò poi non si ricarica. E uso... Anche di High Priestess non è male. Anzitutto prendiamo sta bomba qua. Uso qua. Vabbè, la madonna. Mi sembra un po' un attimo un'esagerazione. Stai calmo. Anche meno. Vabbè. Ciapa. Vai Dark Bomb. Ok. Posso perdere tre cuori in questo piano. Che non è male. Ecco, ricordiamoci che devo usare assolutamente... Cioè, in questo piano va esploso il teschio con la X. Perché mi deve dare The Fool. Per tornare indietro. Praticamente vi faccio vedere come si sblocca The Beast. Come si sblocca The Beast, che si sblocca con quella porta strana che avete visto adesso che sono spawnati in questo piano. Per aprire quella porta devi battere mamma, prendere una Polaroid e tornare indietro.
Aspetta che... No, qua non c'è, non c'è, perché c'è un, c'è, un, c'è un teschio che ha una X sopra. Non è qua però. In tutto il piano lo devo trovare. Tornare indietro e poi la posso aprire sostanzialmente. Però non, non me lo fa fare se non ho la Polaroid. Perché mi ha... Ah già, perché avevo un cuore argentato, ok. Questo vediamo cosa c'ha. Niente. Mamma mia che odio sti qua, oh, che odio. Che odio profondo. Quanto levo? 8,43, non è male. Potrei levare molto, devo levare molto di più per fare le beast, se no manco lo guardo. Ok. Non ho ancora capito cosa fanno sti cuori qua, sincero, non ho proprio capito. Alright. Va bene. Sono lento come la merda, eh. Ecco, questo è Boom. No, non è Boom, è lì il mostro, scusate. E dove cacchio è il teschio però? Lì il mostro è molto forte. Spammo un attimino questo e poi sparo questo. Ok, non male. Levo abbastanza, eh. Però posso levare ancora di più. Danno. Non mi ha preso danno. GG. Qua potrei fare veramente una sacrifice. Double active card. Nice. Che è un po' un... È quando attacchi la presa della ciabatta nella ciabatta. Perché fa la double active card. Mi pare che attivi l'effetto dell'item. Che è blank card che attiva l'effetto della carta. Quindi è una cosa... Non so cosa succede, tra l'altro, se usi la carta su... Si bugga il gioco, no? Che succede? Entra in un loop infinito? O sto sbagliando io? Double active dovrebbe attivare due volte l'item. E quindi che l'item serve per attivare la carta. Quindi stranissima sta cosa. Non so cosa succede. Per la scienza potrei provare a farlo. Boh! Cosa? No! No, 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 però... No, 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 no. No, minchia! No, ragazzi, però mi ha portato nella error. No, mi sono giocato tutto. Ma vaffangula sorda! No, ragazzi, vi prego. Mi ha portato nella error, effettivamente. Cosa doveva succedere? No, ho buttato la run. Porco del demonio maledetto infame. No, raga, non ci voglio credere. Ho buttato la run perché non posso tornare indietro, se mi fa andare avanti. Mannaggia me, oh! Era veramente un ottimo esperimento, ma ho buttato la run. Porco demonio maledetto. No! Dai! Vabbè. Eutanasia, needle shot. Dai, ragazzi, minchia, che palle. Ma non ci posso pensare. M'ha portato nella error, raga, io non ci posso credere. Non posso tornare indietro se sono nella... A meno che non... Non credo. No, no, infatti. Asciameo. Ma dai, minchia, ma che sfiga immonda. Non c'ho nessun modo per tornare indietro. Porco demonio schifoso. Dai, ragazzi, ma dai! Ma possibile! Ma porca vacca, beh. E niente. Ve l'ho detto che succedeva qualcosa di strano. Non sapevo. Tutto mi sarei aspettato tranne questo. Porca puttanza. E niente, vado avanti. Che devo fare? Ho buttato la run, raga, perché non ho battuto mamma e quindi non posso tornare nella porta. Non c'è modo di tornare indietro in Isaac. Puoi solo... Puoi solo scendere! Come Aldo Baglio. Aia, ecco. Né scendere né salire, rimango qua. Scendere posso, non posso salire però. Mannaggia me, ma veramente, ma possibile? Ma possibile? Ma può mai succedermi una roba del genere in un video? Sta andando tutto bene. Cheat Domenico Bini al contrario. Vabbè. Niente. Ragazzi, ho perso. Ah, tra l'altro per prendere quello devi passare. Ah no, perché posso tirarmelo dietro, ok. Cioè io veramente non ci posso pensare. Ma come cacchio è possibile? Ma com'è possibile? Dai raga, veramente fatti seri. Mica nella error sono dovuto. Nella error, l'ho vista 4 volte da quando gioco ad Isaac e ne sono finito nella error. Vabbè. Possibile raga. Tra l'altro non è neanche la Polaroid. Quindi non ho modo di... Eppure. Non ho assolutamente modo di fare niente dopo il cuore di mamma. Cioè faccio quelli, mamma, è finito il video. Vabbè. Ho buttato una run perfetta, no, ma quasi. Cioè veramente era ottima sta run.
Minchia, ragazzi. Vabbè, dai, basta piangerci sopra, andiamo avanti. Non utilizzate la double active card quando quando state con la blank card, mannaggia. Che possa essere d'aiuto a tutti gli youtubers là fuori, che una cacata del genere vi rovineranno. Youtubers e non solo, players di Isaac in generale. Soprattutto youtubers che magari stanno facendo un video e buttano il video. Cioè, io non penso di buttare sto video solo ed esclusivamente perché credo di essere l'unico ad aver fatto sta cagata. Però intanto ho preso due danni in faccia, quindi... Tra l'altro avevo un sacco di cuori. Cioè, tutto avevo sparso in quel piano, niente proprio. Fatta la cosa più brutta che potevo fare. Senza Polaroid, senza niente, neanche le speranze c'ho. Eppure. Ecco. Dai, quanto tempo? Ok. Let's go. I'm drowsy. Oh yeah. That's the... La sacrifice finalmente. Dopo 6 ore, ora che non mi serve più. Buono. Buono. Sono contento, ragazzi, comunque, a parte gli scherzi, che vi sia piaciuto Isaac sin da subito, perché è difficile sostanzialmente portare giochi su YouTube anche che giochi tu per i cacchi tuoi. Cioè, in genere, quello che tu porti sul canale non è... uno youtuber quello che porta sul canale non è necessariamente quello che lui gioca per i fatti suoi. A volte sì, a volte no. Io, per esempio, non sono uno di quelli che in genere porta quello che gioca per i fatti suoi. E Isaac è una di quelle poche volte che... Ma ultimamente, in realtà, negli ultimi 2 anni sto sempre portando roba che mi piace. Magari cerco di fare una media tra le cose che piacciono al pubblico e le cose che piacciono a me. Una volta portavo solo quello che piaceva al pubblico. Oggi no. Oggi faccio una media tra le due cose. Qua ho preso un danno con un pirla. E Isaac è una cosa che piace totalmente a me, non al pubblico. Questo prima, invece adesso è iniziato a piacervi. La cosa mi fa molto piacere per questo motivo qua. Grazie, ragazzi, del supporto. Vabbè, che vedo di... Qua non ci devo stare davanti perché mi ingroppa. Però lo devo anche colpire, come faccio? Ecco. Alright, ero fortissimo, ho buttato tutto proprio, tra l'altro mi è comparso anche, ma sbaglio o non... Ah no, sì, certo, perché ho preso duality, che pirla, dicevo, perché sbaglio non potrebbe spawnare l'angelo quando c'è Satana? No, certo, può spawnare, perché c'ho duality, quindi andiamo nell'angelo. Guarda! Cosa mi ha preso, porca vacca, cosa? Mi ha sparato uno di questi, non l'ho manco visto, mannaggia a me, oh. Niente, ragazzi. Ho preso anche l'angelo, niente da fa però. Dovrebbero mettere qualcosa per tornare su comunque, sarebbe figo. Tornare su nei piani. Specialmente quando la gente come me si rovina le run, mannaia. Almeno per avere una micro speranza, tipo, no? Comunque, ragazzi, senza tagli i discorsi che faccio non so se hanno senso. In genere io una roba come il discorso di prima del portare contenuti l'avrei tagliata. Perché non ne so, sono stato molto chiaro, non mi sono capito manco io, però. Ho detto che lo faccio senza tagli e senza tagli sarà! Cerco di riassumervela, però comunque stavo dicendo semplicemente che ultimamente porto le robe che mi piacciono. E questa è una particolare eccezione perché ultimamente sta piacendo anche a voi. Sono contento. L'avrei portato comunque. Però... sono contento che vi piaccia. Questo sto dicendo. Cos'è che c'è? Ah, di là. Tra l'altro, ragazzi, adesso arriva il cuore di mamma e finisce. Una tristezza immonda proprio. Una tristezza che fa veramente ridere. A meno che non mi spawni delirium. Ma la vedo impossibile. Ma vaffanculo! Ma posso prendere danno sempre? Che palle! Te faccio manco saltate, non c'ho voglia. Minchia, oh. Guarda, giusto perché sono pigro. Neanche, non c'era neanche la... Ma scusa, non c'è la secret. Qua. Ecco.
Oh yeah. Puberty. Ah, c'è una stanza dei libri, non l'avevo vista. Non l'avevo proprio vista, che pirla. Vamonos! Ah, non è una stanza dei libri, scusa. Non è la libreria. Ok. Meno male che ho un miliardo di chiavi. Dai, dai, cacami cuori. Maledetto, pure tu. Bravo lo zio. Minchia ragazzi, faccio disastri. C'è possibile che sono riuscito a a buttare tutto. Blastocyst. Blastocyst. Mio boss preferito, fa schifo. Cioè è veramente scarso. Ok. Speed down, grazie. Nice. Lo sapevo che pigliavo danno, lo sapevo. Usaccio. La sacrifice di nuovo. Solo quale sacrifice? Minchia, oh. E non c'ho più la blank card. Io veramente non ci posso credere. Tanto se faccio tanto la sacrifice mi butta nel... Non mi ricordo, c'ho niente, c'ho i lapsus oggi. Sarebbe da fare quella sacrifice, perché almeno mi porta nel... Niente, non mi ricordo come si chiama, dove c'è The Lamb, va bene? Non mi ricordo. Non so per quale motivo, gioco a questo gioco da 6 anni. Non mi ricordo come si chiama il posto dove sta The Lamb. Va bene, l'ho fatto solo 20.000 volte. Ma... Ecco. Ma premetto che non mi è mai successo che di non prendere una Polaroid, ok? Quindi non mi è mai arrivato. Non è mai successo di arrivare al cuore di mamma senza prendere la Polaroid di mamma. Che è quella che mi sono saltato. Ma non dovrebbe spawnarmi né questo né questo. O forse la Polaroid serve per spawnarti il boss che sta dopo la cathedral. Quindi the chest. Che cazzo fa questo? Ah, questo qua. Invincibility at a cost. Che sarebbe? Non ho idea di quale sia il cost, ma va bene. Quindi niente, ho fatto una gaffa io. La Polaroid serve semplicemente al piano. Quindi posso ancora fare la cathedral sostanzialmente. Facciamo la cathedral. No, andiamo di sotto. Rendiamocela difficile. Che ovviamente la cathedral secondo me è più facile. Non lo shell, quello dopo lo shell. Come cacchio si chiama? Non mi ricordo mai più. Come faccio a essermelo dimenticato? Vabbè. Probabilmente Satana e poi mi finisce perché non ho la Polaroid. Ok. No, perché non ero mai arrivato dal cuore di mamma senza la Polaroid. Quindi effettivamente pensavo non ti spawnasse proprio lo Sheol. O la cathedral. Invece no, ho detto una cagata io. Ok. Invincibility è a cost. Ma quale cost? Ah, fa mocca sorta. Ma ha tirato una botta. Non so quale sia il cost, raga. La uso in una stanza dove so di pia danno e vediamo qual è il cost. Se ci arrivo, perché ho perso due cuori come un pirla. Ecco. Non l'ho preso apposito. Io li odio, questi sono veramente infami. Che fastidio. Li ho sempre odiati sti qua. C'è una dice room, va bene. Fantasmini de merda.
Rerolla. Rerolla tutto il piano. Tutti gli oggetti di tutto il piano. È un D20? Sì, è un D20. Rerolla tutti gli oggetti. No! Mi ha preso il cuore. Ah, questo no, però. Rerolla tutti gli oggetti di tutto il piano. Sostanzialmente. Prendiamo tutti gli oggetti di tutto il piano. Ok. C'è la... C'è Cards Against Humanity, raga. C'è Cards Against Humanity. Non è male, Cards Against Humanity. Praticamente ti crea una stanza piena di merda. E... con Blank Card... L'avrei... Ecco, avrei cambiato The Lovers con Blank Card. Perché è veramente troppo forte. A meno che non aumenta... Anzi, sicuramente sarebbe aumentato il... Ah, o The Devil, no? Non ho capito. Sarebbe aumentato il... la batteria. Dovrei trovare una stanza di quelle grosse, non questa, proprio quella ancora più grosse. Sarebbe super utile. Lo sapevo, me lo deve fare per forza il danno. Due! Ma che... Ammazzami, ammazzami, ti prego. Uccidimi, poni fine alla mia esistenza adesso. Ma ha tolto tre cuori. Tre, no, quattro forse. Porca troia. Ma possibile. Boh, vabbè. Tre cuori, ma imbarazzante, raga. Imbarazzante, ve lo giuro. Lo stai pure attento, ci schiatto. Per farvi capire. Uno, due, tre e quattro. Devo trovare una stanza di quelle giga, raga. Va bene anche quella di prima, eh. Però queste non le prendo perché almeno gli rerollo. Ok. Minchia, che palle. Questi mi groppano. Ma invece no. Ok. Ma rerollerò tutti sti soldi con la dice. Ok. Questo è mio, sorry. Bomba. E rerollo perché ho preso talmente tanto danno che devo assolutamente aumentarmi i cuori. E soprattutto lo faccio una volta che ho usato Cards Against Humanity, perché almeno rerollo anche gli oggetti nelle cacche, che a volte sono cacate, in vero senso della parola. Cos'è questo? Questo è speed down, sicuro. Per sicurezza, giusto perché non mi ricordo, ma mi pare fosse speed down. Punto. Come on. Oh yeah, baby! No, lo prendo io. Ok. Dov'è che vado? C'è ancora qualcosa da fare qua, sì? Ok. Oh. Speed up! Come on! Mi mancano poche stanze e poi rerollo il piano, eh. Ah no, non la prendo questa, tanto posso rerollare. Comunque invincibilità e cost, non ho mica capito qual è il cost. Ve lo giuro che non l'ho capito. L'ho schiacciato prima. Non so quale sia, non ho voglia di cercarlo, tanto non mi serve. Ok. No. Vabbè ragazzi, allora. Cards Against Humanity. La metto. Non qua. Ok. Questo lo prendo però. Questo lo prendo. Perché devo rerollare il piano, quindi ha senso che io lo prenda. Questo lo apro, vediamo se c'è qualcosa. No, ok. La metto qua. Faccio esplodere tutte le cacchette. Se trovo il trinket della cacca, meraviglioso. Madonna che bello, quanto le cacche che esplodono questo affare. Fantastico. Raga, eccolo! Che culo! Con questo è incredibile, raga. Perché almeno spawno un miliardo di oggetti. Lasciamelo, mi serviva il cuore rosso, mannaggia. Vabbè. Vabbè, tanto ne trovo un miliardo. Ok. The Hanged Man. Nice. Dark Bomb si prenderà i cuori rossi, vabbè, fa niente. L'importante è che poi mi caghi i cuori gli altri. Ok. Sì, vabbè, raga, è finita.
È finita. È troppo forte il cazzo che in sue mani, raga. Non ce n'è. Guarda che roba. Ti trova praticamente un miliardo di robe nelle cacche, sostanzialmente. Adesso praticamente devo stare attento a non prendere le monete, perché rerollo tutto. Voglio vedere che succede. Ok, se esco di qua prima che questo affare mi prenda gli altri cuori è meglio. Adesso mi cagherà un miliardo di roba, guarda. Ok. Va bene. Vabbè. Un'altra roba, se hai voglia. The Sun, madonna. Zordo! Tokyo, Tomare! Zordo! Tomare, Tokyo! Vabbè, questo che faccio? I'm drowsy. Non mi serve. The Sun. Allora, tengo The Sun e vado a rerollare il piano. Ma vediamo che succede, raga. Non ho mai rerollato così tanta roba. Ok. Minchia, mi cagherà l'impossibile. Strength. The Sun mi serve di più. Ok. Ok. Ah, questa non la rerolla. Ah, rerolla solo la stanza. Ah, che pirla. Ero convinto che rerollasse il piano. Ma veramente rerolla. Ma che merda allora. Ma scusatemi. Fa schifo. Veramente orribile. Se ti rerolla solo la stanza fa schifo. Io pensavo rerollasse proprio tutto il piano. Ok. Si, vedete che scopro sempre cose giocando, perché non sono totalmente esperto. Ok. E vediamo. Balls of Steel. Questo invece. Range down. Perfetto. Dov'è The Sun? Ok. Sì, vabbè, ormai non mi serve più un cazzo sta roba. Dove sta il boss? Sta là. Tanto è l'ultimo. Cioè, per morire da Satana dovrei essere veramente un pirla, raga. E fu così che schiattai. Però. Ah! Un'altra cagata è che quando ci sono le monete doppie non ti dà la cap. Ogni tanto. Strano, strano. Ah, troppo presto. Porca puttana, non azzecco mai il timing. Cioè, in realtà lo azzecco sempre, ma non lo azzecco mai nei video. Ho fatto un miliardo di danno, va bene. Va bene, va bene. Ammazzami, 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 ammazzami. Toglimi tutto quello che vuoi. Hello! Ah, il costo dell'invincibilità è semplicemente la batteria, no, neanche. Che cazzo è? Oh. Boh. Lo sto usando per testarlo, ma non è vero, mi ha colpito uguale. Cazzata totale. Boh, non ho capito, non so come si usa questa roba. Vabbè, sì, The Sun. The Sun. Va bene. Vediamo. E se arriva alla fine prendo danno, sicuro, guarda, Ah no! Ah, l'invincibilità si attiva alla fine. Ah, ok. Vabbè, finito. Raga, peccato perché sta cazzo di error room mi è uscita. Vaffanculo. Peccato, è stata una run divertente. Peccato per la error. Peccato veramente. Però almeno abbiamo visto come funziona Tainted Lilith. E ho fatto un video uncut che non è mai successo. 50 minutini, anzi quasi un'ora. Secondo me è divertente, è stato figo. Ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video. Questo era il video di oggi. Grazie del fatto che siete riusciti a seguire Isaac, specialmente per il fatto che ho iniziato a portarlo proprio perché era un gioco che piaceva a me. E non è il classico gioco per fare views, ok? Perché non ci sono titoli clickbait, queste cose. Però a me piace, lo porto. E ultimamente mi è piaciuto molto di più rispetto a un tempo. Quindi forse anche per il DLC nuovo. Quindi vi ringrazio. Ci vediamo al prossimo episodio. Vediamo di riuscire ad arrivare a The Beast, magari nel prossimo, senza arrivare nelle Error Room. Sennò spacco tutto. Anche perché almeno arrivarci non è difficile, sono sincero. E farlo che è difficile, infatti non ci sono ancora riusciti. Signori, grazie per aver visto il video. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento qua sotto, lasciate un mi piace. E noi, come sempre, da mille anni a questa parte ormai, ci rivediamo. Al prossimo video. Bella ragazzi.